Alla fine il risultato poco conta, è la solidarietà che vince. Si può così sintetizzare il senso della partita del cuore allo stadio Gran Sasso Italo Acconcia tra amici Amatrice e L'Aquila contro la nazionale italiana jazzisti, presentati in campo da Francesco Di Bucchianico, speaker di Radio Delta 1, da Daniela Braccani, giornalista, e da Max Paiella del Ruggito del Coniglio. In campo per le terre del sisma, a favore di due giovani musicisti, uno dell'Aquila e uno di Amatrice, ai quali andranno due borse di studio, grazie ai proventi della gara. Inizia una battuta, speriamo che siano in grado di amministrare meglio di come giocano a calcio. Li ho visti l'anno scorso, temevo che il prefetto commissariasse l'assise municipale. Fuori dagli scherzi, è una giornata importante perché rimette al centro il tema della solidarietà e fa da preludio a una giornata domani che sarà straordinaria, ne sono certo, quasi 600 musicisti, un sacco di location in giro per il centro storico dell'Aquila, dei luoghi ritrovati che faranno da palcoscenico naturale alla eccellenza di questa musica di improvvisazione e frutto della fantasia, ma anche della regola, della capacità, del rigore tecnico. E quindi L'Aquila è una città che dai primi di luglio fino a domani non ha vissuto un giorno senza che ci fosse un evento. Questa naturalmente non è la soluzione a tutti i problemi della città, ne sono tanti e sono complessi, però intanto alimenta lo spirito di comunità, infonde gioia nei cittadini e comunque consente anche ai turisti di vedere come questa città sta cambiando, e poi ha anche il suo ritorno economico per commercianti, albergatori, per tutti coloro che hanno delle attività produttive. Insomma, è stata una bella estate questa, credo, per la città dell'Aquila. Adesso dobbiamo trasferire tutto questo impegno e tutta questa gioia anche nelle altre scadenze numerose che abbiamo a livello amministrativo. Tra consiglieri un po' in affanno, il presidente Tinari in grande spolvero, gli scatti di Elia Serpetti, Alessandro Piccinini, i lanci imprecisi di Pierpaolo Petrucci, c'è stato anche il tempo di sorridere, perché alla fine è questo quello che conta in giornate come questa.